thank Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be as long as life. Our God, I've been set free My God, my Savior has ransomed me And like a flood, His mercy rains Unending love, amazing grace nello spezzo il mio Signor mi liberò e come pioggia è la Sua bontà. Immensa grazia, eterno amore, le mie catenne, nel lui ha il mio signore, le mi liberò, e come pioggia e la sua bontà. E come pioggia, e la sua bontà, immensa grazia, eterno. Amor. Stiamo in piedi insieme, diamo un applauso di lode, di ringraziamento al nostro Dio per la sua immensa grazia. Alleluia. alleluia, alleluia, alleluia. 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 Oh, grazie Dio, grazie Dio. Amen. Amen. Pronti per la parola? Amen. È vero che ho ricominciato giovedì scorso, ma come servizio domenicale era dall'anno scorso che non, che non predicavo di domenica. Eh? Alleluia. Cerchiamo di, di ritornare alla normalità. Amen. Vogliamo fin da adesso pregare. Vogliamo chiedere la benedizione di Dio sulla parola. Alleluia. o Eterno Dio e Padre nostro, ancora noi veniamo a te. Perché abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno della tua parola. Voglio tu, Signore, ancora. Il resto di questo servizio parlare ai nostri cuori, far sì che la tua parola possa essere cibo per le anime nostre. Noi diamo a te l'onore e la gloria e ti rendiamo grazie ancora per l'opportunità, il privilegio di poter ricevere per mezzo della tua parola. Grazie, ti rendiamo fin da adesso per ciò che tu farai. Insieme chiediamo la tua benedizione sulla tua parola nel nome di Gesù Cristo. Amen. amen, amen. Volevo leggere. L'Evangelo di Matteo, capitolo 6, alcuni versi. Matteo, capitolo 6, dal verso 9. Matteo 6, dal verso 9. Leggiamo fino al verso 13. Voi dunque orate in questa maniera: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come noi ancora li rimettiamo ai nostri debitori. E non indurci in tentazione. Ma liberaci dal maligno perciò che tuo è il regno e la potenza e la gloria in Sempi Eterno. Amen. 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 Puoi essere comodi? Dio benedica. benedica la sua parola. Non è, come dire, un commento al alla preghiera sacerdotale del Padre nostro, ma vorrei eh, attirare l'attenzione sul verso 13, vorrei soffermarmi eh, sul verso 13 che dice non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno. Amen. Noi viviamo una vita che è una vita spirituale, è una battaglia spirituale. E dobbiamo renderci conto che, che sebbene noi viviamo nella carne, ma in effetti le nostre battaglie sono battaglie spirituali. E lo spirito contro la carne e la carne contro lo spirito. Siamo costantemente come in una guerra, eh? una guerra spirituale. E poiché viviamo in questa carne, eh, siamo soggetti alla, alla tentazione. E vedete, se, se Gesù ha fatto questa, l'ha messo in, nelle cose essenziali che noi dobbiamo chiedere in preghiera, eh, c'è una buona ragione, perché lottiamo costantemente una battaglia spirituale, siamo soggetti alla tentazione. Perché c'è perché un tentatore. <ride> Alleluia. Eh, e, non, e sebbene non dobbiamo, come dire, ingigantire eh, il suo potere, eh, dobbiamo essere realistici. Tanti Uh, non hanno le idee chiare in, intorno al Diavolo. Eh, il Diavolo non è certo da, da contrapporre a Dio, uh, o almeno in, in, una, uh, in un bilanciamento con, concettuale. Eh, non lo so se qualcuno dice l'opposto di. Eh, bello e brutto, eh, di bianco e nero, di alto e basso. Eh. Satana no, no, non è certo Dio in, in contrapposizione. Ma bisogna prendere un altro arcangelo, potremmo. Dire Gabriele perché lui era un uno dei cherubini, eh? Lucifero. Quindi sarebbe se qualcuno dice beh, in contrapposizione al diavolo, Dio sarebbe quasi ingigantirlo, sarebbe fargli un complimento. È bene che noi ne abbiamo la giusta consapevolezza di quello che, che Lui è, e, e, è potente sì, ma non è onnipotente, è in grado di andare velocemente da un posto all'altro della terra. Ma non è onnipresente, e quindi è, 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 ha molti limiti. Alleluia. E posso ancora dire qualcosa? In più, che la Bibbia ci dà potenza e autorità. Alleluia. E infatti sta scritto che più grande è colui che è in noi, che colui che è nel mondo. Alleluia. Gesù ha mandato i suoi discepoli e gli ha dato autorità di... Cacciare i demoni, di calpestare serpenti e scorpioni, di, 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 di avere vittoria sul nemico. E, e quando dicevo sono tornati, erano quasi meravigliati, ciao! Anche i demoni erano, erano sottoposti, uh, li abbiamo sgridati. E, wow, funziona, abbiamo autorità. Beh, se noi siamo ripieni dello Spirito di Dio, beh noi abbiamo autorità spirituale. Alleluia, Gesù ha detto perché questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, bisogna essere credenti e per essere credenti bisogna aver ricevuto il dono dello Spirito Santo con l'evidenza di parlare in altre lingue, perché questi sono i segni che... Che accompagneranno coloro che parleranno nuovi linguaggi. Alleluia. Cacceranno i demoni nel mio nome. Alleluia. Perché se siamo ripieni del suo spirito, dello spirito di Dio, abbiamo autorità. Alleluia. E possiamo invocare il nome che è al di sopra di ogni nome con fede e autorità. Alleluia. Ma questo non ci eh, esime o ci, ci fa stare, come dire, tranquilli o esenti da, dalla tentazione, perché il diavolo fa il suo lavoro, e il suo lavoro è di fare il tentatore. Eh, lo ha fatto persino con Gesù Cristo stesso. Abbiamo letto in Matteo 6, ma già se leggiamo nel capitolo 4, leggiamo. Proprio quando il diavolo stesso tentò Gesù Cristo come uomo nella sua umanità, proprio alla fine di un lungo digiuno. Infatti la Bibbia dice che dopo che Gesù ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, ecco come lo descrive la scrittura, il tentatore. Accostato si disse, se pur tu sei figlio di Dio, di a queste pietre che divengano pani. Ma egli rispondendo disse, è scritto, l'uomo non vive di pane solo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Alleluia! Beh, noi abbiamo bisogno di pane per nutrire il nostro corpo, ma abbiamo bisogno della parola di Dio per nutrire la nostra anima. Abbiamo bisogno della parola di Dio per essere forti spiritualmente, per alimentare fede in Dio, perché la fede viene dall'udire e dall'udire la parola di Dio, e se e se noi non abbiamo fede, senza fede è impossibile piacere a Dio. Ecco perché abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Dio, di udire la parola di Dio, di leggere la parola di Dio, perché questo ci permette di crescere nella fede. E la fede ci permette di appropriarci delle promesse di Dio. La fede ci permette di usare l'autorità che c'è nel nome di Gesù Cristo. La fede ci permette di vivere una vita vittoriosa quando noi crediamo nella parola di Dio. Quando noi confidiamo in Dio. La fede ci permette di avere fiducia in Dio. Quando noi crediamo che, che Dio è il nostro padre, che egli si prende buona cura di noi, noi ci affidiamo nelle sue mani e confidiamo nella sua protezione. Amen. Siamo suoi figli, alleluia. Lui è, è, è divenuto il nostro proprietario, il nostro padrone di casa. In questa casa ci abita lui, alleluia. Ed è il nostro Signore, è colui che ha, ci ha riscattati, ci ha pagato, ha pagato il prezzo al nemico per, per dire: Adesso appartieni a me, alleluia. E magari qualcuno nel passato potrebbe avere. Potrebbe essere stato in società con il tentatore. Uh, gli avrà dato il luogo, e magari pure le chiavi di casa. Eh? Ma adesso il proprietario è Gesù. E se lui cerca di tornare a casa. bene. Noi possiamo dire no, no, questa casa ha cambiato proprietario, adesso è Gesù il proprietario. Alleluia! Oh, gloria al nome del Signore! Ma così come ho detto, il suo lavoro è, è di fare il tentatore. E, e, e quindi non è che finì lì. La Bibbia dice che il diavolo lo, lo trasportò nella città santa, lo pose sopra l'orlo del tetto del tempio e gli disse se pur sei figliuoli di Dio, gettati giù, perciò che sta scritto egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te ed essi ti torranno nelle mani, che talora tu non ti intoppi del in alcuna pietra. Gesù gli disse, e altresì scritto. Non tentare il Signore Dio tuo, vedete, anche il diavolo conosce la scrittura a memoria, anche lui sa citare la Bibbia, anche lui eh, è in grado di usare per il proprio tornaconto, alcune scritture per dire: ah, vedi, c'è scritto pure così, quindi, ma Gesù ha risposto: non ha detto non è vero che c'è scritto così, ha detto. Sì, c'è scritto così, ma c'è altresì, c'è scritto adora il Signore e Dio tuo, c'è scritto non tentare il Signore il Dio tuo, alleluia, Amen. alleluia. E non finì lì, eh? di nuovo il diavolo. Lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: Io ti darò tutte queste cose se gettandoti in terra tu mi adori. E allora Gesù gli disse: Vai, Satana, poiché sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo. Alleluia. E ogni volta il diavolo se ne andava: eh, Ma dopo un po'. Magari tornava. E noi non dobbiamo sottovalutare le sue insidie. Perché lui può andare via per un certo tempo, ma è solo questione di tempo. E poi in qualche modo ritorna. Alleluia. E noi dobbiamo essere pronti a a respingere l'attacco, pronti a, a non cadere in tentazione, pronti a combattere il buon combattimento. Alleluia. La, la, la Bibbia ci dice Paolo scrivendo agli Efesini, vediamo se riesco a trovare... Nefesini 6, dice poiché non abbiamo combattimento contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro il rettore del mondo e delle tenebre di questo secolo, contro gli spiriti maligni nei luoghi celesti. Perciò prendete tutta l'armatura di Dio, a ciò che possiate contrastare nel giorno malvagio e dopo aver compiuto ogni cosa. <coughs> restare ritti in piedi. Presentatevi dunque al combattimento cinti di verità intorno ai lombi, vestiti dell'usbergo della giustizia ed avendo i piedi calzati della preparazione dell'Evangelo della pace. Soprattutto prendendo lo scudo della fede, col quale possiate spegnere i dardi infuocati dal maligno. Il diavolo è in grado di scagliare i suoi dardi. E se noi non usiamo la fede, lo scudo della fede, potremmo essere feriti. La nostra salute spirituale potrebbe essere in pericolo. Abbiamo bisogno di una completa armatura. Abbiamo bisogno di prendere l'elmo della salute, la spada dello spirito, che è la parola di Dio orando in ogni tempo, con ogni mate, maniera di preghiera e supplicazione in spirito e a questo stesso vegliando con ogni perseveranza e orazione per i santi. Alleluia. Ecco perché tutto questo, l'armatura di Dio, è per poter restare all'impiedi, fermi contro... Le insidie del Diavolo. Egli è il tentatore, e gli pone delle insidie, delle trappole. Uno dei, dei, dei modi con cui il Diavolo cerca di farci cadere in trappola dalle insidie è attraverso dei, dei pensieri. Se giunge in noi un pensiero di incredulità, beh, è molto probabile che sia un dardo del nemico, perché l'incredulità demolisce la fede. Alleluia. È uno spirito di incredulità, è un pensiero che, che è stato eh, lanciato dal nemico per, per non farci credere. Per, farci perdere la benedizione. Il diavolo vuole che noi crediamo piuttosto a una favola piuttosto che alla verità. Alleluia. E quando il diavolo riesce a persuadere qualcuno che le cose stanno in una certa maniera che non è verità, ha raggiunto il suo obiettivo, ha fatto centro con, con, con la sua freccia, con il suo dardo, ha, ha, ha colpito il bersaglio. Ha, ha trovato il momento in cui il credente ha abbassato la guardia, lo scudo della fede non ha protetto da quel dardo e ha colpito. Se riesce a far credere vero qualcosa che effettivamente è falso, il diavolo ha fatto centro. Alleluia. Ed è questa la sua tecnica, ed è quello che lui... È, è come un cacciatore che, che sta in cerca della preda per trovare la sua vittima, perché quello che è il suo proposito è di far sì che qualcuno creda alla bugia piuttosto che la verità. E il risultato finale, quando una persona crede una bugia piuttosto che la verità, in genere il risultato è che quella persona è depressa, è scoraggiata. E comincia a pensare in modo negativo, ah, quella persona ce l'ha con me, ah, non mi ha neanche salutato, vuol dire che è arrabbiato con me, magari quello non se ne è neanche accorto, ma intanto il pensiero comincia a circolare e comincia a fabbricare eh, palazzi, e è, è lì il diavolo dice, ah sì, è così, è vero, ah... E, 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 da, da un problema inesistente diventa un grosso problema e, e, e la persona comincia a cambiare attitudine, comincia ad alimentare sentimenti negativi, comincia a perdere la sua serenità. Non riesce eh, a, a, a prendere sonno la sera, non riesce a distrarre la mente da, da, da quello che diventa un problema, perde la pace interiore. Ma quando noi invece controlliamo la nostra mente, quando noi invece ci concentriamo sulle cose che sono vere, perché la Bibbia ci dà istruzioni intorno a cosa pensare. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Se leggiamo in, in Filippesi, la Bibbia ci dà istruzioni su cosa pensare è incredibile eh? qualcuno diceva è dettagliata la bibbia non, eh. e poi ci sono c'è una vasta gamma di cose a cui pensare perché dobbiamo concentrarci sulle cose negative vedete quando voglio dire eh, è come la nostra attenzione eh, potremmo avere lo stesso punto di vista la stessa eh, come dire, potremmo affacciarci dalla stessa finestra e vedere lo stesso panorama. Qualcuno può concentrarsi che so, sulle cose che non vanno, sulla spazzatura, sullo smog. Eh? E qualcun altro ammirare la bellezza del paesaggio, del creato, delle cose che Dio ha fatto. Qualcuno può avere una visione ottimista e l'altro può vedere solo le cose che non vanno, le cose negative. Beh, non ci vuole molta abilità a trovare i difetti negli altri. Ci vuole un po' più, come dire, abilità invece nel, nell'individuare i pregi e le cose buone che ci sono negli altri. È l'attitudine mentale che fa la differenza. Se noi siamo concentrati nelle cose poco edificanti, beh, questo circola nella mente e, 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 e potremmo essere facile preda del nemico. Amen. Ecco perché dobbiamo stare attenti. Cosa, cosa permettiamo che la nostra mente pensi? Alleluia. La Bibbia ci esorta a essere contenti, a rallegrarci. Infatti Filippesi 4:4 dice rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo dico rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma siano in ogni cosa le vostre richieste notificate a Dio per l'orazione, per la preghiera, con ringraziamento. E la pace di Dio, la quale sopravanza ogni intelletto, guarderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Verso 8, notate un po', qua sono le istruzioni a cosa pensare. Quanto è al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, le cose vere, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è alcuna virtù e se vi è alcuna lode, a queste cose pensate. A queste cose pensate. Alleluia. Amen. Se, se, se la nostra mente viene occupata da qualcosa che non rientra in quelle categorie, abbiamo bisogno di sgridare quel pensiero e dire: Mente, tu devi essere sottoposta alla verità. Alleluia! Perché la Bibbia ci dice che per mezzo dello, dello Spirito Santo, noi possiamo costringere all'ubbidienza ogni mente. Ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo, alleluia! Oh gloria al nome del Signore! Avete mai pensato cosa il diavolo pensa di noi? Di sicuro lui non ci ama, lui ci odia, alleluia! Se, 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 se lui potesse. Se avesse la forza e l'autorità, lui, lui ci avrebbe già uccisi tutti quanti. Vuol dire che lui non può. Alleluia. Amen. Anzi, noi abbiamo autorità per, per cacciarlo, per respingere la tentazione. Abbiamo non soltanto un'arma difensiva, ma possiamo usare la spada e possiamo metterlo in fuga. Sta scritto. Alleluia di servire soltanto i Dio. Io ho scelto di servire i Dio. E cominciamo a dimostrarglielo invocando il nome di Gesù. Alleluia. Vai via, nel nome di Gesù. Alleluia. Ogni volta noi diciamo gloria a Dio. Gloria al nome di Gesù. È una frustata. È un colpo di, 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 di spada. Alleluia! Perché c'è potenza nel nome di Gesù. Ma non dobbiamo dimenticare che, che Egli è il tentatore. E lui fa quel mestiere a tempo pieno, non va in ferie. Non va in vacanza. Fa quel lavoro e aspetta il varco. E non dobbiamo trascurare le sue insidie. Lui può preparare qualche trappola, può preparare qualche insidia, no? ma non bisogna mai fidarsi delle sue trappole o delle sue insidie. Ho letto una storiella di un eh, determinato in, in un villaggio. In una zona dell'Africa c'erano dei cacciatori che avevano visto un gruppo di, di anatre selvatiche e ogni volta cercavano di avvicinarsi queste anatre volavano. Non era possibile avvicinarsi neanche da, da, da lontano e quindi non c'era modo di catturare quelle anatre. E erano diffidenti, anche se c'era un altro animale che passava si allontanavano. Non si lasciavano avvicinare da, da, da niente, da nessuno. Erano molto diffidenti. E allora per cacciarle questi cacciatori, i pazienti, hanno detto che ci deve essere un metodo, ci deve, dobbiamo studiare qualcosa, si, si devono cominciare a fidare di qualcosa. Hanno preso delle zucche, delle grosse zucche. E siccome loro stavano in questo, in questo fiume, hanno portato le zucche in zona a monte, le lasciavano lì nella corrente e queste zucche poi attraversavano la zona dove ci stavano le anatre. La zona del fiume dove si allargava, dove faceva come un, come un piccolo lago e, e poi scorrevano giù a valle, e loro le riprendevano. E le in là. Quando la zucca passava, le anatre hanno visto questo corpo estraneo, shh, via, scappavano. Ma giorno dopo giorno c'era continuamente una zucca, magari la stessa zucca che, che ripassava e le anatre pian piano scappavano un po' di meno. Ah, quella è, è quella che è passata ieri, che non ha fatto niente. <ride> e' E l'hanno fatto per giorni e per giorni, fino a quando la zucca passava accanto a loro, ormai non si spostavano più. E, 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 e dopo che le anatre avevano familiarizzato con queste zucche che ormai tutti i giorni attraversavano quel fiume, i cacciatori hanno svuotato una di queste zucche e l'hanno usata come casco. Ovviamente non l'hanno fatto due buchetti, erano, si sono immersi nell'acqua e c'era solo la zucca che restava fuori. E quindi camminavano lasciando fuori soltanto la zucca e, e sono riusciti a passare accanto alle anatre, non facendo ovviamente movimenti, magari nella, nella poca luce. E le anatre non si allontanavano. E quando giungevano le, so, le ultime anatre che erano di là, il cacciatore poteva prenderle di sotto, sotto acqua. E questo è stato l'unico modo per riuscire a catturare le anatre. Quelle anatre che erano diffidenti, che non si lasciavano avvicinare da niente e da nessuno hanno familiarizzato così tanto con quelle zucche, che non hanno neanche immaginato che dentro quella zucca c'era proprio il loro nemico, quello che le ha studiate, quello che ha familiarizzato fino al punto da, da prendere la loro vita. Questo è il modo come il diavolo cerca, lui va in giro come un leone ruggente cercando di divorare. Cercando di ingannare, e non dobbiamo sottovalutare le sue insidie. Non dobbiamo sottovalutare, non dobbiamo familiarizzare troppo con le cose di cui c'è da essere diffidenti, non c'è da familiarizzare troppo con il nemico della nostra anima, perché Lui non ci ama, Lui ci odia. Il suo scopo è preparare trappole, il suo scopo è farci cadere in tentazione. Ecco perché Gesù ha detto, pregate che non cadiate in tentazione. Signore, non mi indurre in tentazione, ma liberami dal maligno. Liberami. Liberaci dal male. Alleluia. Non dobbiamo sottovalutare l'insidia del nemico. Non dobbiamo familiarizzare troppo con le cose di questo mondo, perché la Bibbia dice che il mondo giace nel maligno. Alleluia. E, e dobbiamo proteggere la nostra incolumità. Abbiamo questa responsabilità, abbiamo la responsabilità di essere vigilanti, abbiamo la responsabilità di proteggere la nostra anima e l'anima dell delle persone care. Alleluia. Abbiamo bisogno di non cadere nella trappola del nemico. È un modo per essere. come dire, il diavolo non ha necessariamente così un aspetto come a volte lo vogliono descrivere. No? Con brutto con la forca, la, 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 come si chiama. Il tridente forcone, non so, le corna. No, no, può, può anche avere. Beh, lui canta bene. Era il direttore d'orchestra. Lui usava il canto per lodare Dio. Eh? Beh, oggi tanti che cantano magari bene usano il canto, non certo per lodare Dio. Beh, è quello che fa Lucifero. Adesso lui, magari, ha ancora una buona voce, ma non certo la usa per, per lodare Dio. Alleluia. E avere una, una, una buona voce non necessariamente significa usarla per, per lodare Dio. La, la, I classici, che a volte noi studiamo a scuola ancora, almeno in Italia, quelle di eh, Omero. L'Odissea, non so quanti ricordano che a un certo punto Ulisse con, suo, con la sua nave doveva attraversare una, una, una zona dove gli equipaggi che passavano di là sparivano perché c'erano delle sirene che con la loro voce e il loro canto attiravano così tanto i, questi marinai incuriositi che si avvicinavano, avvicinavano così tanto, venivano adescati, si avvicinavano troppo. E quella voce bella era solo la trappola per poi perdere la loro vita. La bella voce e quel canto bellissimo era semplicemente la trappola dove... La tentazione che faceva cadere, che faceva sì che si avvicinassero troppo, che, che quei marinai lasciassero la loro nave, si avvicinassero alla riva dove poi perdevano la vita. Ma Ulisse, l'Odissea, famoso per la sua astuzia, disse all'equipaggio di legarlo al palo. Quindi raccomandò loro non mi lasciate andare. Turò le orecchie del, del, dell'equipaggio e, e raccomandò anche se io voglio, faccio segno che voglio andare, voi anzi stringete ancora di più. E quindi qual è la soluzione? La soluzione è contenersi, autocontrollarsi o farsi aiutare dagli altri, non lasciarmi andare. Aiutami, non, non, non fare in modo che io cedi alla tentazione. Alleluia. E questo è il modo come noi possiamo pregare. Non indurmi in tentazione. Signore, non, 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 fare, che io, non fare che io possa andare, fare un passo verso, verso le sirene, verso la morte. Non, 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 non farmi a credere a quelle voci che vengono dal mondo, non farmi a andare nella direzione sbagliata. Legami pure, metto uh, una barriera che impedisce a me stesso di andare oltre. Ma non indurmi in tentazione, liberami dal male. Alleluia. Alleluia! Alleluia! Ma di un altro personaggio che adesso mi sfugge il nome, sempre della mitologia greca, il problema lo risolve in un'altra maniera. A quelle voci e a quel canto che poteva essere un, una trappola, lui decise di usare l'arpa e cantare e fare una musica migliore, più forte, più, eh, più forte al punto da coprire quelle voci. Alleluia. Quindi se noi vogliamo distogliere l'attenzione, l'orecchio da, dalle voci delle sirene, Beh, alziamo la nostra voce, alziamo un canto di lode al Signore, cantiamo una canzone più bella, viviamo una vita più concentrata nelle cose spirituali. Alleluia, viviamo una vita di qualità, una vita che non è concentrata alle cose del mondo, ma alle cose spirituali cantiamo un canto più bello alziamo la nostra voce per lodare il Signore alleluia Alleluia, alleluia, oh, Dio vuole il nostro bene, Dio vuole il nostro meglio, e non c'è motivo che noi cadiamo vittime nella trappola del nemico, non dobbiamo sottovalutare le sue insidie, i suoi inganni, ma se la nostra attenzione è concentrata, su dove Dio vuole che concentriamo la nostra attenzione e non ci lasciamo distrarre a destra e a manca. Noi possiamo continuare, proseguire il corso verso la meta. La strada può essere stretta e angusta, ma abbiamo bisogno di guardare avanti, abbiamo bisogno di aiutarci l'un con l'altro nel percorrere la strada percorso i tuoi fedeli alleluia e se continuiamo ad andare avanti tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sole senza distrarci a destra e a manca senza ascoltare il suono di sirene o di tentazioni di destra e a manca andiamo avanti cantiamo un canto migliore, alleluia. Ascoltiamo una musica che, che ci lascia concentrati, alleluia, nella loda del Signore, alleluia. E proseguiamo il corso. Andiamo avanti, alleluia, alleluia, alleluia. Oh, grazie a Dio, alleluia. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché tu hai il Regno, e la potenza, e la gloria in Sempre Eterno. Alleluia! Notate tra le cose essenziali in queste poche cose, poche parole di cui Gesù ci dice in un certo senso non vi dimenticate di pregare per queste cose usando questo. Rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e, e non indurci in tentazione. Vedete, questi sono aspetti spirituali. Gli animali non hanno di questi problemi. Un animale segue il proprio istinto, non ha la possibilità di fare delle scelte che noi, come esseri umani, possiamo fare. Noi possiamo scegliere di perdonare o di non perdonare. Possiamo scegliere di chiedere perdono o di non chiedere perdono. Alleluia. Possiamo scegliere di eh, pentirci o di non pentirci, di piangere o, o di ridere. Scelte che l'animale non può fare, non può piangere o ridere o, o parlare. Solo a pensiero del, della comunicazione, della parola, con, per mezzo della quale noi possiamo esprimere sentimenti o stati d'animo, questo ci eleva a caratteristiche che ha Dio. Dio ha creato ogni cosa per mezzo della parola, ha pronunciato la parola e ogni cosa è venuta in esistenza. Alleluia, perché nel principio era la parola, e la parola era con Dio, la parola era Dio, e ogni cosa è stata fatta per mezzo di essa. Ha pronunciato la parola e, e la parola ha qualcosa di potente. La parola ci permette di, in un certo senso, quando noi ascoltiamo la parola possiamo credere. Possiamo alimentare fede? Attraverso la parola possiamo edificare ma possiamo offendere? Possiamo usare questo dono prezioso di Dio per, per fare, in un certo senso, il lavoro di Dio o per fare il lavoro del diavolo? Possiamo usare la parola per, per mentire, per fare il lavoro del diavolo. Il diavolo è bugiardo, è padre della menzogna. Ma possiamo usare la parola per dire la verità, per annunciare la parola di Dio e per promuovere fede, per incoraggiare. E possiamo scegliere di perdonare. Wow, chi ci ha fatto un torto? Ma perché devo perdonare? Beh, Gesù ce lo dice perché. Perché se vogliamo essere perdonati, abbiamo bisogno di perdonare. Alleluia. Perché in effetti solo Dio può perdonare i peccati. Ma vedete, a noi c'è stata riservata una parte di, 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 di comportamento che ci fa essere un po' divini, se così si può dire. Ed è quando noi scegliamo di perdonare chi ci ha offeso, chi ci ha fatto del male. Noi possiamo fare cose belle meno belle, buone meno buone, sbagliate o meno sbagliate, ma quando perdoniamo, facciamo qualcosa che ci eleva. Al di sopra degli esseri degli animali, eh? ci fa essere un po' più figli di Dio, un po' creature di Dio, un po' più. perché l'uomo è stato creato all'immagine di Dio. Alleluia. Questo non significa che l'uomo non è in grado di fare cose con il suo istinto animalesco quando non fa funzionare bene il suo cervello. L'uomo è capacissimo di comportarsi come gli animali, ma è, Dio gli ha dato delle facoltà. Deve solo decidere e scegliere di usarle per elevarsi un po' più vicino a Dio. E quando noi perdoniamo, ci eleviamo spiritualmente quando noi cominciamo a credere la parola di Dio e avere una chiara visione con occhi spirituali di come stanno le cose noi cominciamo a vedere le trappole del tentatore cominciamo a diffidare di quelle cose che per gli altri sono normali cominciano ad aprirsi i nostri occhi spirituali e cominciamo ad essere non delle semplici creature viventi ma dei figli di Dio che hanno creduto alla sua parola e che hanno scelto di mettere Dio al primo posto, hanno scelto di, di alimentare una lode, di cantare un canto, alleluia, e di vivere una vita da credenti, una vita che piace a Dio. E hanno deciso di confidare in Dio e di chiedere l'aiuto di Dio. Non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Siamo in piedi insieme. Non voglio essere lungo stasera. Ma noi abbiamo il privilegio di elevarci e fare vedere cose che normalmente altri... Non vedono perché li possiamo vedere con occhi spirituali. Con occhi spirituali possiamo vedere quelle trappole o insidie del nemico. Ma è perché chiediamo l'aiuto di Dio. Non indurci in tentazione. Liberaci dal male. Fammi vedere quelle trappole. Non permettere che, che sia vinto dal male. E la Bibbia ci esorta di, di combattere il male con il bene alleluia o oh, qual è il privilegio che noi abbiamo come, come figli di Dio noi possiamo invocare il suo nome e avere vittoria e mettere in fuga il nemico possiamo invocare il nome di Gesù Alleluia. E, e ricevere liberazione. Possiamo trovarci, come dire, sgambettati a terra, perché è una lotta spirituale. Quando, quando si fa una lotta, il nemico cerca di, di buttarci a terra. Ma abbiamo un nome da invocare. È come quando c'è una lotta e invochiamo il nome, ah, interviene l'arbitro e ci dà la possibilità di rialzarci. E poi, sì, una volta che ci siamo messi all'impiede, ah, possiamo ritornare a combattere perché abbiamo invocato il nome e ci, e ci ha permesso di rialzarci. E adesso siamo di nuovo pronti a combattere. Alleluia. E, 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 e abbiamo un segreto, non per la nostra abilità, ma perché abbiamo un nome da invocare. La lotta non è finita, ma l'arbitro è dalla nostra parte. Quando noi invochiamo il suo nome, il nemico deve mollare. E noi abbiamo la possibilità di rialzarci e continuare a combattere. E continuare a coltare. Alleluia! Oh alleluia! Non, non è tempo di restare vittime della, della trappola o del, dello sgambetto del nemico. È tempo di rialzarsi. È tempo di combattere il buon combattimento. È tempo di confidare in Dio con tutto il nostro cuore. Dire, Signore, aiutami. Liberami dal male. Non permettere che io sia vittima delle insidie del nemico. Alleluia. Dammi saggezza. Dammi vista spirituale. Per vedere quelle trappole, quelle insidie, dove la mia anima potrebbe essere in pericolo, dove potrei essere ferito spiritualmente. Aiutami a, a combattere il buon combattimento. Se questa è la preghiera che vogliamo fare, stare aperto. Prendiamo tempo per aggrapparci a Gesù, invocando il Suo nome, chiedendo la Sua protezione, chiedendo vittoria nel Suo nome chiedendo liberazione nel suo nome. Alleluia. Signore, aiutaci a combattere il buon combattimento. Aiutaci ad essere vittoriosi, dacci la determinazione di perseverare. Aiutaci a non mollare, a non essere ingannati. Alleluia. A non credere alla bugia del nemico. Aiutaci a credere alla verità. Aiutaci a pensare quelle cose che edificano. Aiutaci ad avere un'attitudine positiva. Alleluia, aiutaci ad essere credenti così come tu vuoi. Alleluia, lodiamolo, cerchiamolo, adoriamolo insieme. Alleluia.